con un'analisi dettagliata dello scenario politico ed economico attuale che la Fisascat ha aperto l'assise della categoria. A cominciare dalle critiche sull'ultima manovra varata dal governo, il segretario generale Pierangelo Raineri ha evidenziato la necessità di rilanciare una politica per la crescita, con un maggiore coinvolgimento delle parti sociali, del governo e delle regioni, finalizzando la condivisione verso nuovi investimenti pubblici che dovranno interessare le infrastrutture, le reti energetiche e l'innovazione del Mezzogiorno. Percorso di crescita che per la Fisascat dovrà passare anche attraverso il rinnovo dei contratti nazionali di settore. Abbiamo rinnovato contratti per oltre 4 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici del turismo, del terziario, della distribuzione servizi, delle imprese di pulizia e degli studi professionali, ha dichiarato Raineri, puntualizzando però che il percorso di sviluppo va attuato non solo per decreto, ma dovrà vedere impegnate le forze produttive ed il sindacato in una logica partecipativa. Il Consiglio generale si è concluso con un convegno sul tema degli appalti nel settore dei servizi, nel terziario e nel turismo, con particolare riferimento ai settori delle imprese di pulizia e dei multiservizi, facility management, cooperative socioassistenziali, ristorazione collettiva e vigilanza privata. Nel corso dell'evento, con la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, datoriale e sindacale, la Fisascat ha illustrato le proposte per favorire una corretta applicazione delle normative legislative e contrattuali esistenti, a cominciare dalla necessità di prevedere nei rinnovi dei contratti il confronto preventivo tra aziende e sindacato, finalizzato prima ad individuare correttivi che permettano di non terziarizzare e, qualora ciò non fosse possibile, ad applicare ai lavoratori coinvolti dai processi di outsourcing le condizioni economiche e normative previste dai contratti nazionali siglati dai sindacati maggiormente rappresentativi. Essenziale per la categoria sarà il ruolo del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, della bilateralità ed un rivisitato intervento degli osservatori, con il coinvolgimento diretto del Dicastero del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, una sinergia da realizzarsi nell'ambito del territorio. In tal senso, per la Fisascat sarà determinante il ruolo della certificazione dei contratti di lavoro, affidato agli enti bilaterali che effettueranno anche il monitoraggio del sistema. La bilateralità deve svolgere un ruolo fondamentale nella regolarizzazione del sistema degli appalti, perché la bilateralità ha la potenzialità di diventare quella struttura che può veramente certificare anche la capacità delle imprese di avere dei rapporti di lavoro regolari, di svolgere regolarmente i servizi, e deve poter certificare anche la qualità dei servizi svolti in appalto, nella tutela dei lavoratori soprattutto. Bisogna saper costruire clausole sociali in tutti i settori in modo tale che gli appalti, i subappalti non significhino appunto trasgressioni, illegalità e tutto ciò che assistiamo. Noi invece abbiamo bisogno di regole molto chiare ma anche molto severe. Le regole ci stanno perché devono essere rispettate, e questa è a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, ma ancor prima della qualità dei servizi. Quindi regole chiare ma anche applicarle, tanta vigilanza, tanta prevenzione, e sapere anche che quando le regole non si rispettano si paga. È un sistema complicato che non consente a chi fa buona cooperazione, buoni servizi, di portare un grande livello professionale. Credo che sia giunto il tempo, in una fase di cambiamento dei servizi alle persone e alle comunità, di investire in un sistema di servizio pubblico che è fatto anche dell'attività di tanti privati. Noi riteniamo che bisogna abolire il massimo ribasso e ritornare a un concetto che i soldi pubblici devono servire a selezionare positivamente anche gli imprenditori. Bisogna favorire gli imprenditori corretti che rispettano i contratti di lavoro, che rispettano le normative di legge. Questo convegno dà forza alla domanda che le parti sindacali e datoriali stanno facendo al governo di aprire un tavolo di confronto presso il Ministero del Lavoro per affrontare i nodi che qui oggi sono stati elencati significativamente, i nodi per rendere trasparente e per dare regole che tutelino l'impresa e i lavoratori all'interno del settore dei servizi in appalto. Le gare stanno rovinando il mercato, stanno dequalificando il servizio, perché chi entra nel mercato ci sta perché si adatta, perché si vuole adattare con ogni mezzo e con ogni prezzo, e questo lo rovina. In pratica negli appalti il cliente dovrebbe scegliere il fornitore, sta scegliendo dei fornitori non all'altezza. In effetti il nostro mercato risente di una pletora di soggetti che ormai in questa esigenza da parte degli enti committenti di risparmiare trovano terreno fertile.
applicando politiche che sicuramente non sono della contrattazione, come dire, quella che facciamo noi. Queste regole non sono rispettate, quelle contrattuali, quelle degli appalti in generale, quelle regolamentari, e quindi si crea una selva di concorrenza sleale, si creano delle situazioni molto particolari per i lavoratori e nello stesso momento poi, con tutti i problemi che le imprese hanno, trovarsi con un mercato bloccato perché altri fanno concorrenza sleale e in situazioni anche di cooperazione spuria, perché non è solo altri tipi di impresa, anche nei nostri casi purtroppo tante cooperative non aderenti all'organizzazione fanno dumping e quindi portano via lavoro ad altre strutture. Per quanto attiene alla vigilanza privata, è necessario qualificare il sistema degli appalti investendo su nuovi istituti quali la certificazione dei contratti, anche per respingere una logica solo formalistica e scioccamente punitiva nei confronti del mercato che sino ad oggi non ha prodotto risultati apprezzabili. Pur con grande fantasia farei fatica a pensare a una qualificazione delle imprese che non passi attraverso la qualificazione del proprio personale, e senza uno strumento del genere la naturale conseguenza sarebbe quella di un continuo ricerca del minor costo e quindi un turnover continuo sul cambio d'appalto, rendendo praticamente impossibile investire alcunché sui lavoratori. Nel nostro sistema, diciamo, l'apparato complessivo sugli appalti è abbastanza normato. Quello che va secondo me meglio potenziato, non necessariamente non solo con provvedimenti nuovi appunto di carattere normativo, è un'azione di contrasto dei cosiddetti furbi che continuano in qualche modo a imperversare sul mercato, in particolare certe tendenze a non applicare il contratto collettivo, o meglio applicare i contratti collettivi, diciamo così, pirata, che è un altro fenomeno abbastanza grave, o proprio a porre in essere fittizie realtà imprenditoriali che poi entrano nel mondo degli appalti, ma di imprenditoriali non hanno nulla, quindi fenomeni di finta cooperazione spuria che inquinano sostanzialmente il mercato creando fenomeni di dumping. Se hai bisogno di salvaguardare i tuoi diritti, oppure vuoi informazioni sul tuo contratto di lavoro, o hai bisogno di notizie su busta paga, malattia e infortuni e ogni altra consulenza, per te c'è la Fisascat CISL. Tutela a 360 gradi per i lavoratori del commercio, turismo e servizi. Siamo su internet all'indirizzo www.fisascat.it, dove troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le nostre sedi territoriali e regionali, alle quali ti potrai rivolgere per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro.